potrebbe dire che la mia passione per la pittura sia nata per merito di un aborto. I calanchi che delimitavano la valle a nord diventavano i contrafforti millenari di un regno geologico perduto. Nel paesaggio nativo viene a trasfondersi quello di un'entità feconda e divoratrice. Ho posto sotto il quadro due damigiane perché io in questo modo suggo, cioè sorbisco la valle in tutta la sua pienezza, in tutta la sua maestosità. Fantini chiama questa condizione poetica sospensione organica, cioè un annullamento provvisorio della ragione per perdersi in una sorta di materia liquida. Nel montare queste varie immagini, che hanno tuttavia uno strato narrativo, ho cercato di perseguire il fine di evocare uno stato di alterità. Le colonne sonore dei miei film sono quindi la placenta necessaria a nutrire il loro organismo allucinatorio. Una volta conclusa la lavorazione del film, fui pervaso dalla sensazione che non avessi ancora esaurito del tutto il tema delle memorie intrappolate nella materia morta. Nepente è l'ultimo film di Alessandro Fantini, un giovane regista ed attore abruzzese. Un film giocato sulla doppiezza, con delle proiezioni quasi metafisiche. Difatti il fiume coincideva con la linea Gustav, che partiva dalla foce del Garigliano fino alla foce del fiume Sangro.